mi sono avvicinata all'indie hop in maniera abbastanza casuale. Io ero appassionata di musica nera, vecchia. E cercavo qualcosa che mi permettesse di ballare quella musica. Un amico mi ha portato a Genova a seguire un workshop di Lindy Hop e lì mi si è aperto un mondo. Qui a Torino non sono riuscita a trovare altra gente interessata, quindi mi sono concentrata di più sulla parte di solo, charleston e jazz. Fino a che non ho scoperto che Giorgio teneva un corso alla Palestra Magenta. E lì è stato il primo momento di incontro. A 11 anni mi sono autoderubato dei miei risparmi che i nonni mi regalavano, mi sono iscritto di nascosto dalla mia famiglia alla scuola di ballo San Paolo di Torino. Ma così, perché per me era una cosa, se il ballo era il ballo, e mi sentivo a casa, mi sentivo veramente a casa. 7, 5, 6, una volta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, promenade. Ho frequentato il primo camp che c'è stato a Bologna, legato proprio allo swing, all'indie hop, mi si è aperto un mondo, come è successo poi a Chiara. Ho detto, questa è quello che io voglio fare. Io continuo a dire che per me non è un lavoro, per me è la mia grande passione. Quindi io 5 anni fa parlavo dell'indie hop, la gente, poi ci facevo vedere, carico di entusiasmo, però io mi accorgevo che la gente diceva, ah sì, vabbè, ballo da vecchio, che brutto da dire, però la gente associava questo, no? E invece poi quando è partito veramente tutta la macchina, la cosa che mi ha stupito di più è quanti giovani veramente si sono e continuano ad avvicinarsi a questo mondo e la gioia, e questo è importante, che hanno tutti di ballare con tutti, indipendentemente dall'età. Abbiamo avuto il contatto col Jazz Club che avevo avuto io perché avevo portato uno spettacolo di mie allieve di solo qua. Le allieve del corso di Vintage Jazz ci faranno conoscere lo Shim Sham. E quando mi hanno chiesto di tenere un corso io ho pensato che fosse meglio tenerlo di coppia perché era un locale, perché si poteva ballare. E allora ho corteggiato Giorgio che all'inizio proprio era restio, non ne voleva sapere. Io la realtà del Jazz Club la conoscevo di fama, ma non ho mai frequentato il locale più di tanto, quindi io sono arrivato veramente qua perché mi ha portato Chiara. E quando sono arrivato qua ho detto, mamma sì, mia! C'è stata lezione di prova con più di 80 persone. È stata una... Nessuno si aspettava. Io e lei per primi. Cioè, io non respiravo. Poco dopo ce ne sono stati di nuovo una settantina, che mi hanno detto, e più altre persone nuove che si stavano avvicinando. Al che Alessandro Muni appunto ha detto, va bene, facciamo una serata dedicata all'indie hop per poter ballare e facciamola con la big band. E io e Chiara ci siamo guardati e ho detto, come? Davvero?
Riportare il ballo nel club, di associare alla musica jazz il ballo della musica jazz, come era una volta. Il Lindy Hop nasce nelle sale da ballo a New York, ad Harlem, quando nasceva quando il jazz diventava swing, quando c'erano le grosse orchestre di Chick Webb e la Fitzgerald che cantava, e le persone affollavano le piste, si sfidavano in contest, bianchi e neri si mescolavano. Jazz Club ci ha creduto e ha voluto far rivivere quei tempi. Inizialmente niente, era semplicemente una serata in cui la gente era qua a ballare. Ovviamente cominciava a chiedere, ma dove si impara, come si fa, eccetera, eccetera. E di lì, ovviamente, poi piano piano la serata è stata affinata, no? Fino ad arrivare appunto a organizzare questo contest. Il Jack and Jill, che è un appuntamento abbastanza storico nelle serate swing, no? E questa sorta di piccola sfida che si va a creare per dire vabbè, vediamo quanto sei bravo e vediamo quanto sei bravo a non ballare con la persona con cui solitamente balli. Che poi è anche questa la chiave, no? Io ballo con una persona che conosco pregi e difetti, so già come muovermi e ovvio che faccio un figurone. L'uomo che avete davanti è il vostro partner. Ma se devi ballare con chi non l'hai mai visto, bisogna vedere che cosa salta fuori. Quando siete pronti, giudici, ditemi. Allora vi presento il giudice al punto, Daniele Cimiero, un applauso. Chiara Silvestro, applausone! Sotto lo stesso tetto si accomunano persone, come succedeva all'epoca, di tutte le estrazioni sociali e di tutte le età. Sinceramente emozionato ieri sera. E vedere con che spirito le persone hanno preso questa iniziativa. Era uno spirito veramente del divertimento. A nessuno fregava niente se ero principiante, se ero niente, cioè se ballavo da un anno. Si sono lasciati andare. Cosa facciamo? Li annunciamo con un rullo di tamburi? Voi che dite? Oh. 18! Bravo! Io ieri ho visto qui lo spirito che ho visto negli anni prima, quando la scena di Torino ancora era o non esisteva o stava nascendo. Quello stesso spirito lo vedevo alle grandi serate degli eventi internazionali, sì. In cui vedi una massa di gente euforica, il pavimento che si abbalza allo stesso ritmo, i suonatori che suonano e si scatenano. È una sensazione strana, cioè per chi non l'ha mai visto, arriva, dice, ma cosa hanno fatto? Nel senso, questa gente non è neanche ubriaca, eppure sono tutti fuori di testa.